Sicuramente se ci fosse una condanna da parte di quell'Islam moderato, una condanna ferma, che non c'è, perché non c'è stata neanche questa volta, perché io vedo a Bologna il rappresentante dell'Islam non ha scritto assolutamente niente. Fatemi sentire la Via. Un altro, ma non è una questione queste di amministrative hanno dimostrato che come dire, le posizioni di Salvini non premiano e non aiutano. Da parte dell'Islam non prende delle posizioni dell'Islam moderato, affrontiamo la realtà, che le tensioni soprattutto crescano, le dici, si moltiplichino. Per sentire dalla Via, secondo te è vero quello che si dice, che l'Islam moderato dovrebbe far sentire in maniera molto più forte, molto più netta la propria voce rispetto a questi attacchi che peraltro colpiscono gli occidentali ma anche moltissimi musulmani? Ma soprattutto ormai. Sì, no, ma io penso nel servizio, però già c'erano alcuni cittadini indiani del Bangladesh che prendevano, non so, prendevano le distanze ma condannavano fermamente quello che è accaduto a Dhaka. Dopodiché io insomma, se ci fosse una pressione più forte della comunità musulmana moderata sarebbe benvenuta, sarebbe di buon auspicio.